Vediamo come cercare tra le risorse della biblioteca un e-journal di cui abbiamo solo la citazione bibliografica. Come prima cosa andremo a cercare in Google Scholar, dove troveremo sia gli articoli free online che quelli accessibili in virtù degli abbonamenti della biblioteca. Quindi andremo a vedere riviste e libri elettronici, il punto d'accesso alle risorse elettroniche della biblioteca, sia e-journal che e-book. Per accedere a Google Scholar andiamo nel sito della biblioteca e selezioniamo MetaBib, Biblioteca Digitale. Selezioniamo la funzione Trova banche dati e scriviamo Google Scholar. Lo seleziono. Eccoci in Google Scholar. Se navighiamo dall'università, troveremo già impostati i link al full text, naturalmente dove è disponibile. Se invece siamo fuori dalla rete bicocca, dovremo impostare Google Scholar. Sarà sufficiente farlo la prima volta. Per farlo bisogna andare in alto alla pagina e selezionare la voce Altro. Scegliamo Impostazioni e la voce Link alle biblioteche. Dobbiamo andare a cercare Biblioteca di Ateneo Bicocca. Invio. Seleziono Biblioteca di Ateneo Università di Milano Bicocca. Le impostazioni sono concluse. Adesso, entrando in Google Scholar, verrà riconosciuta l'appartenenza alla biblioteca e saranno attivi i link al full text. Ma facciamo subito qualche esempio. Andiamo a cercare la citazione in sovraimpressione. Per cercarla, basta fare il copia e incolla del titolo dell'articolo. Ho copiato solo la parte iniziale del titolo. Abbiamo trovato l'articolo. In questo caso esce un link sulla destra. Vuol dire che questo articolo era free online. Basterà selezionarlo per accedere al full text. Ecco il PDF. Facciamo un altro esempio. Cerchiamo l'articolo in sovraimpressione. Faccio il copia e incolla del titolo. Ecco l'articolo. Vediamo che c'è il link full text Bicocca in Subria. Vuol dire che accediamo all'articolo perché fa parte degli abbonamenti della biblioteca. Selezioniamo il link per accedere al full text. Ci siamo collegati a SFX, il programma che utilizziamo per la gestione degli e-journal. Per scaricare l'articolo basta selezionare il VAI che c'è in corrispondenza dell'editore. Ecco il full text. Seleziono la versione PDF. Ecco il PDF. Per maggiori dettagli su Google Scholar, guarda il tutorial Google, Google Scholar e Google Books. Se la ricerca in Google Scholar non ha dato buon esito, vai nel sito della biblioteca e seleziona Riviste e libri elettronici. Veniamo automaticamente portati alla voce Riviste elettroniche. La modalità che esce di default è Titolo. Per cercare un articolo è necessario conoscere il titolo della rivista. Si può scrivere anche abbreviato. Andiamo a cercare subito una citazione che proviene dalla guida dello studente. Iniziamo individuando il titolo della rivista. In questo caso è Evidence Based Nursing. Andiamo in Riviste elettroniche e scriviamo il titolo della rivista, quindi Evidence Based Nursing. Vai! Abbiamo trovato la rivista. La seleziono. In questo caso la versione elettronica è disponibile da due editori. Questa situazione è frequente poiché compriamo le riviste in pacchetti. Proviamo con la prima. Nel caso non dovesse funzionare, si potrebbe provare con la seconda. Seleziono il VAI. Siamo nell'home page della rivista. Andiamo a cercare l'articolo. Il modo più rapido è fare il copia e incolla del titolo dell'articolo nel campo Search. Nel nostro caso il titolo dell'articolo era Implementing Evidence-Based Nursing. Possiamo aggiungere anche altri elementi. Se pensiamo che il titolo non sia sufficiente, ad esempio, ad individuarlo, inseriamo anche il nome dell'autore. Nel nostro caso, uno degli autori era Di Censo. Andiamo ad aggiungerlo alla stringa di ricerca. L'abbiamo trovato. Selezioniamo PDF per accedere al full text. Ecco
il full text dell'articolo. In alternativa, se questo metodo non dovesse funzionare, potremmo sempre andare a scorrere l'indice selezionando Archive. In questo caso dobbiamo andare a cercare per annate. Il nostro articolo era del 1998, volume 1. Seleziono il 1998, il volume 1 suddiviso in 4 fascicoli. Andiamo a guardare anche la pagina. La pagina del nostro articolo era da pagina 38 a 39. Quindi la pagina 38-39 si troverà nel fascicolo 2, è il numero scritto tra parentesi. Vado a cercare l'articolo. Avevamo detto che iniziava a pagina 38. Eccolo. Per vedere il full text, basta selezionare il PDF. Oltre alla ricerca per titolo, posso utilizzare anche Cerca la citazione. Dalla home page di riviste elettroniche mi sposto in Cerca la citazione. Inserisco i riferimenti bibliografici. I campi obbligatori sono indicati dall'asterisco. Tra le opzioni disponibili c'è anche il PubMed ID. Si tratta di un numero che identifica un articolo presente in PubMed, la banca dati medica più importante al mondo.